L'impresa nasce, vive e poi muore. Ma esiste un siero che può allungarle la vita? A detta degli esperti, condizione sine qua non per operare al meglio nel mercato e ottenere vantaggi competitivi nei confronti dei concorrenti, è una sviluppata cultura imprenditoriale. E proprio a diffondere sul territorio la cultura d'impresa è dedicata l'attività di BIC Lazio. Noi mettiamo a disposizione la nostra esperienza e sollecitiamo soprattutto nei giovani e soprattutto diciamo in quei luoghi che stranamente non sono sollecitati all'attività imprenditoriale, come appunto le università, a intraprendere questa strada. Presenteremo anche una nostra ricerca che abbiamo fatto sulle imprese incubate per capire come hanno sviluppato la loro attività e tra l'altro come hanno affrontato la crisi. Noi l'anno scorso già facemmo un'indagine del genere e risultò in realtà che le piccolissime imprese, in particolare quelle incubate BIC o comunque promosse da BIC, avevano resistito meglio alla crisi. Il 17 maggio sono stati premiati presso l'incubatore ITEC al Tecnopolo Tiburtino i vincitori della quarta edizione del premio Tesi, strumento ideato da BIC Lazio nell'ambito del progetto Università e Impresa. Diciamo che il premio vuole essere un incoraggiamento, un primo sostegno a uno studio in cui viene premiata la capacità di pensare per lo sviluppo dell'impresa e per lo sviluppo della cultura imprenditoriale. Non vi può essere cultura d'impresa senza concorrenza, è un paradosso parlarne qui in questa sede. Sviluppare la cultura concorrenziale significa eliminare tutte le barriere all'ingresso, tutte le barriere all'entrata e che colpiscono soprattutto chi è più giovane, chi ha meno esperienza, chi diciamo, ha l'idea ma non ha i mezzi e l'esperienza per affermarla sul mercato. 27 premi a studenti meritevoli provenienti da tutte le università di Roma. Come denti si trova all'interno di un edificio? Come fa ad orientarsi e non avere difficoltà quando cammina? Allora, perché noi abbiamo costruito, io ho costruito un'interfaccia che gira nei telefonini Nokia, che, su cui è installato un text-to-speech, cioè un sintetizzatore vocale che praticamente conduce il non vedente durante i percorsi, per cui il non vedente ha la possibilità di scorrere tramite la tastiera del cellulare una serie di indirizzi d'ufficio dei propri colleghi e selezionatone uno, il navigatore lo indirizza verso quell'ufficio. E poi fantasy Tom. Antonio, devi sapere che io ogni anno ad agosto faccio la passata ai pelati e buttiamo tanti semi e tante bucce di pomodori. Come possono essere riutilizzati? Sicuramente dai semi di pomodoro si può estrarre un olio vegetale dalle caratteristiche che detto nutrizionali molto pregiate, e mentre le bucce sarebbe il caso che tu non le buttassi più, perché nelle bucce si consulta un po' il licopene, che è un potentissimo antiossidante, sarebbe bene invece assumerle in grande quantità per limitare queste che sono di fatto le malattie degenerative. Ok, grazie. Un'iniziativa dunque che intende far incontrare due mondi, quello universitario e quello imprenditoriale, che non sempre lavorano nella stessa direzione.